In nome del popolo italiano, il giudice monocratico del Tribunale di Sentenziata, inserì articolo 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara il signor Giovanni colpevole dei reati di astuto e previa concessione dell'attenuante generico unificato di istituto. Una giornata in tribunale per alcuni studenti dell'Istituto Marconi di Torre Annunziata. L'appuntamento, organizzato dalla professoressa Emma Pirozzi in collaborazione con la Procura della Repubblica, la dirigenza scolastica e l'avvocato Diego Del Regno, è stato il momento più importante del progetto Vento di Libertà. È un'esperienza fantastica poter inculcare in questi ragazzi l'idea di legalità attraverso queste simulazioni vere e proprie, toccano con mano quello che accade tutti i giorni, anche perché sappiamo che spesso nelle nostre parti il tessuto sociale che coinvolge i nostri ragazzi non li aiuta a assimilare il concetto di legalità. Nell'aula Siani i ragazzi hanno osservato e sono stati protagonisti della simulazione di un vero processo, dove la difesa dell'imputato, reo di aver rubato uno smartphone, è stata attaccata da un pubblico ministero ed esaminata da un giudice monocratico. Ad un ragazzo è stato sottratto il suo telefonino e nell'andarlo a richiedere il derubato ha subito anche uno schiaffo, subendo così la perforazione del timpano. Quindi in realtà abbiamo discusso di un caso di furto con delle lesioni gravi. E com'è andata? È andata maluccio per la difesa, perché l'imputato ha avuto 3 anni e una piccola multa che però sicuramente ricorreremo in corte d'appello. Eventi come questi, fortemente didattici ed educativi, catapultano i giovani che frequentano questa scuola di frontiera dalla teoria o dalle pagine dei giornali alla realtà, con l'obiettivo di portarli ogni giorno dalla parte giusta. Quindi anche il senso del timore di quello che può succedere eventualmente compiendo gesti che sembrano banali e invece possono portare a conseguenze molto molto dannose, fa sì che i ragazzi possano assimilare anche inconsciamente un po' di consapevolezza del concetto di legalità.